Marino Lembo, sindaco del comune di Capri. Secondo incontro con l'AS per i capilupi e la sanità in generale. Ma innanzitutto il metodo di questo tavolo continuo che porta avanti tutte le iniziative sull'ospedale capilupo mi sembra che abbia raggiunto i risultati. Tutto ciò che è stato concertato la volta scorsa è stato realizzato e questo ci permette di avere una visione continua col direttore Verdoliva a cui diamo atto del suo impegno e dei risultati che si stanno raggiungendo. Quindi questo è un percorso iniziato che continuerà nel tempo. Noi dobbiamo avere la possibilità di dire, diciamo, da dire la nostra sulle varie iniziative che si stanno prendendo, ma penso che in linea generale tutto quello che è stato detto è stato fatto. Quindi ci sono anche altre cose da fare. La cosa importante è che tra le altre cose che è stato indicato che se tutto va bene entro fine anno potrebbe anche iniziare i lavori all'ospedale capilupo e quindi finalmente avere un ospedale degno di questa parola con i vari servizi che si stanno mano a mano andando ad attuare. Sindaco, poche settimane e si arriva al periodo invernale. Si sente tranquillo per i suoi cittadini, visto questo nuovo percorso con l'ASL, che il capilupo rimarrà una struttura efficiente anche in inverno quando i riflettori su Capri sono spenti? Ma diciamo che l'attenzione è massima. Logicamente abbiamo richiesto che le due ambulanze del 118 rimangano tutte e due sul territorio, abbiamo chiesto che il secondo elicottero che è a base a Napoli, che serve a tutta la regione Campania, durante le ore notturne ci sia. Quindi diciamo, piano piano si stanno raggiungendo dei servizi che permettono anche di incominciare a stare abbastanza tranquillo anche d'inverno. L'impegno c'è, la volontà c'è, diciamo, le parole vengono mantenute, per cui praticamente non dico che siamo ottimisti, ma intravediamo finalmente un modo diverso sulla sanità caprese che in realtà non fa distinzione tra estate e inverno. I servizi vanno dati per tutto l'anno, quindi non c'è d'estate perché ci sono più turisti, si danno più servizi. Il discorso è sempre lo stesso, la sanità è un diritto per tutto l'anno, non per sei mesi e sei mesi, quindi è un diritto alla salute che va, diciamo, sottoscritto per tutto l'anno, è garantita dalla Costituzione. La Costituzione non fa un discorso temporale, ma è un discorso che riguarda tutto l'anno, quindi si lavora per questo, ma sono abbastanza ottimista. Abbiamo sentito durante la conferenza che si parla anche di riorganizzazione degli uffici dell'ASL, dove avvengono la maggior parte delle pratiche, dove avvengono le vaccinazioni per i bambini, che è una cosa che sta particolarmente a cuore alla cittadinanza. Sì. Ci accenna solo qualcosa? Sì, diciamo che questo sarà il programma dell'amministrazione anche abbastanza immediata. Noi riteniamo che io ritengo sia veramente indecente dove oggi c'è l'ufficio sanitario, dove in realtà gli uffici fanno parte del complesso dell'internazionale che è in condizioni, come tutti sanno, molto precarie e fatiscenti. Non è giusto che i nostri cittadini aspettino in un corridoio di poter portare i propri bambini o in un atrio a fare le vaccinazioni o a richiedere i documenti che servono, per cui noi abbiamo pensato di fare una variante al progetto che riguarda ex mercatino comunale e di destinare quella zona a zona servizi, cioè noi vorremmo trasferire lì ufficio sanitario, servizi sociali e IMSS, in modo da avere una zona dove i cittadini dignitosamente possano sedersi, aspettare tranquillamente il proprio turno, non soffrire caldo e non soffrire freddo, poter avere bagnazzi attrezzati, cioè quello che un paese civile dovrebbe avere, una zona di servizi che garantisca al cittadino di poter, diciamo, aspettare le proprie prestazioni in maniera dignitosa e in maniera decorosa.